esempio, il mio primo film, L'uccello dai numeri di cristallo, il protagonista, l'attore Tony Musante, che dalla prima inquadratura, la prima, non da un certo punto in poi, no, primo momento che siamo stati lì, abbiamo cominciato a litigare. E, perché lui sapeva appunto che era un debuttante e voleva fare lui il film, decidere tutto, ma facciamo così, facciamo. Dico no, il film l'ho fatto io, l'ho scritto io, lo produco io, lo faccio come voglio io. No, ma noi e litigavamo tutti i giorni, tutti i santi giorni. Per me era un incubo andare in teatro di Posa, prendere la macchina, andare fino lì, e durante il viaggio in avvicinamento dicevo, Madonna, adesso devo incontrare Tony Musante, mamma mia, tanta litigata. E va bene, poi siamo arrivati al punto che lui proprio non mi sopportava più, proprio mi odiava. E quando il film finì, prima di partire, lui gli venne la voglia di menarmi. Allora rimediò il mio indirizzo di casa e insieme alla moglie venne a casa mia e cominciò a bussare la porta. Io capii subito che era lui. Anche perché lo vedi all'occhio magico, e lui cominciò a dare calci alla porta, calci, botte, dai l'argento, open the door, io pensai, io, scusa, ma lui come fa a essere sicuro che io sto a casa? Se io sto al cinema, lui bussa, bussa, e io non posso sapere perché sto al cinema, quindi io sto al cinema. Quindi tranquillo, stavo zitto, silenzio, è andato avanti una mezz'oretta e poi se n'è andato. E così non ci ho preso le botte da usante. Poi vabbè. Vabbè, poi altre disavventure, per esempio con Opera, anche lì dal primo giorno. Una litigata con la protagonista Cristina Marsigliac, che l'avevo scelta io, l'avevo voluta io per il mio film, e abbiamo litigato tutto il film. Lei era giovane, aveva 18 anni, quindi non era una fissata, però era capricciosa, era molto capricciosa, e quindi toccava litigare. Siamo arrivati al punto che io e la mia regista, che era Michele Soari, e lei c'era. E io dicevo a Michele Soari, dicevo, Michele, di a Cristina se fa questa scena così così. Lei diceva a Michele, diceva, senti, di a Dario per favore che io questa scena vorrei fare in quest'altro modo. No, dire che invece la deve fare come ho detto io. No, e dire questa cosa. Insomma, questo poveraccio di Michele che stava lì intorno, che non rispondeva a nessuno perché stava lì come un pupazzo. E quindi vidi spaventose, senza parlarci, senza rivolgersi la parola, senza mai andare a cena insieme, mai. Insomma, quindi ci fu abbastanza dura, per cui per capirci non è sempre facile lavorare con gli attori, a volte diventa, non si sa perché, a volte perché gli attori sono capricciosi, a volte perché hanno delle idee personali, non si sa perché, quindi quando ci sono delle difficoltà notevoli, sì. Però poi ci sono degli attori che sono meravigliosi, che sono fantastici, non so, Harvey Keitel era una persona meravigliosa, tutti quelli che avevano fatto, io ho fatto vari film negli Stati Uniti, tutti quelli che avevano frequentato l'Acto Studio erano fantastici, proprio
si impegnavano in un modo, per capirci, al Vigritello, che lui non fumava, aveva smesso di fumare e di bere. E poi c'era una scena dove invece doveva fumare e bere la birra. E stava quindi in questo locale, giravamo, e lui faceva la scena, improvvisamente ha buttato per aria la birra, bam! Ma questa non è birra. E dico, sì, è birra analcolica. Analcolica? Ma io devo bere, se no come recito se non bevo? Ma dico, ma tu hai smesso di bere da tanto tempo, perché puoi ricominciare adesso? Perché la scena è fatta così, io devo fumare e bere. E l'ha fatta bene, per dire che questi dell'alto studio sono dei specie di fenomeni, di gente che si immedesima così tanto nel personaggio che praticamente vive in simbiosi con questo personaggio immaginario che l'ha creato il regista, che non esiste in realtà. Per altri.